Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! I tre figli di Alain Delon, Anthony, Anoushka e Alain Fabien, hanno annunciato la morte dell'attore francese, svelando i complicati rapporti familiari legati all'eredità. Nati da diverse relazioni, i tre eredi hanno vissuto un'infanzia segnata da contrasti con il padre, che si sono attenuati negli ultimi anni a causa di un ictus che ha colpito Alain. La guerra tra i figli è emersa pubblicamente quando Anthony Delon ha rivelato i contrasti con la sorellastra Anoushka riguardo al luogo di sepoltura del padre. Mentre Anthony rispettava la volontà di Alain di essere sepolto in campagna, Anoushka voleva portarlo in Svizzera. Alain Fabien e Anoushka sono frutto della relazione con la modella olandese Rosalie van Bremen, mentre Anthony è nato dalla relazione con Francine Novas. I tre fratelli hanno unito le forze per denunciare la badante di Alain, Hiromi Rollin, per abusi su una persona vulnerabile. La badante è stata accusata di sequestro e violenze fisiche e psicologiche, ma ha controdenunciato i figli per tentato omicidio volontario. Il motivo principale del conflitto è l'eredità, stimata in milioni di euro, con i figli maschi che accusano la sorella e la badante di aver ottenuto una parte sproporzionata. Infine, Christian Aaron Boulogne, figlio non riconosciuto nato dalla relazione con Romy Schneider nel 1962, ha tentato più volte di ottenere il riconoscimento senza successo. Nel 2021 la richiesta è stata...